e abitudini all'estero. Allora, Margherita mi chiede se all'estero ci sono i pacchi di pasta normali, come qui in Italia, o c'è la pasta in scatola già pronta con il suo sughetto che fa ribrezzo. Allora, dipende dove sei, cara Margherita. Allora, ai supermercati inglesi, per fortuna, riusciamo a trovare tanti prodotti italiani, tante marche italiane, e c'è la pasta, come quella che compriamo in Italia, De Cecco, Barilla, Boiello, è anche meglio. I sughi pronti ci sono, ma ci sono anche in Italia. Troviamo la passata di pomodoro, la mozzarella di bufala, il prosciutto più o meno di Parma, il parmigiano, tante cose le troviamo. Trovo l'Aperol, trovo il Campari, trovo i vini italiani, quindi molto facilmente. Negli Stati Uniti è molto più difficile, perché ovviamente la distanza è molto più ampia, quindi importare prodotti italiani è molto più costoso. Diciamo che c'è anche meno disponibilità, quindi sicuramente sono fortunato a vivere a Londra, perché l'influenza italiana è molto presente qui. Ricorda che Londra è la settima città italiana al mondo, quindi incluse le città italiane, Londra è la settima per numero di popolazione italiana. Quindi siamo tanti italiani, siamo molto demanding, quindi abbiamo un sacco di richieste e dobbiamo avere la nostra pasta buona. Quindi sì, la troviamo senza problemi, giuro. Valentina poi mi chiede se anch'io quando torno dall'Italia vengo con le valigie piene di cibo. Questa è una cosa che facevo quando abitavo negli Stati Uniti, quindi tornavo con pacchi di pasta, pacchi di formaggio, tutte queste cose che poi non si sa come arrivavano fresche ancora. A Londra non tanto, in realtà riesco a portarmi ogni tanto una bottiglia di Montenegro dal duty free shop dell'aeroporto, oppure una bottiglia di Aperol Spritz, perché costa molto di più comprarla qua che non comprarla in Italia. E ogni tanto invece la mamma, la zia mi mandano questi pacchi che ogni tanto impiegano un mese da arrivare, e c'è dentro, non so, la pastina per la minestrina, oppure il brodo granulare, o il parmigiano reggiano, una forma di parmigiano reggiano. Ogni tanto riesco a portarmi il gorgonzola però in valigia, e questa è una grande soddisfazione. Aiuto mi chiede se c'è qualcosa di tipicamente italiano che continuo a fare. Un sacco di cose, tantissime, tra cui per esempio quando vado nei ristoranti, soprattutto d'inverno, e qui hanno quelle porte sfigate, piccolissime, con mille spifferi, chiedo sempre di sedermi dalla parte opposta del ristorante per non avere lo spiffero che d'inverno mi fa morire. Quindi questa forse è la peculiarità italiana che continuo a fare. Qui invece la gente non soffre di temperatura, quindi tutti si siedono davanti alla porta, nonostante ci siano almeno 5 gradi fuori, però vabbè, va bene così lo stesso. Io invece no, voglio starmene lontano dagli spifferi. Tony invece mi chiede come se condividi spesso un po' di cultura del nostro bel paese con i tuoi amici all'estero, per esempio raccontando aneddoti o cantando qualche pezzo di musica italiana. Allora, cantando no, in realtà non canto musica italiana. Aneddoti sì, quindi magari racconto spesso, soprattutto a colleghi inglesi, quelle che sono le tradizioni italiane, quando arriva Natale o quando arriva Pasqua. Per esempio ho fatto vedere il mio video, quello su Italian Christmas, i miei colleghi sono rimasti perplessi dal numero di persone che portano i doni a Natale, quindi la Befana, Babbo Natale, Santa Lucia. Un'altra cosa interessante è quando è il giorno della donna, quindi International Women's Day, solo l'Italia ha la mimosa, per esempio, e non sono nemmeno riuscito a trovare come si traduce mimosa in inglese, perché è una pianta che qua non ho mai visto. Ecco, poi ho ricevuto tantissime domande invece su me ed Alan. Tanti di voi mi hanno chiesto come ci siamo conosciuti, e in realtà abbiamo un video interamente dedicato a questo argomento, quindi vi inviterei ad andare a vederlo. Ci siamo conosciuti a Dublino, comunque, era il mio secondo mese là a lavorare, e da allora non ci siamo più lasciati. Fanciak mi fa una domanda molto interessante. Durante la tua frequentazione con Alan, ci sono mai state situazioni in cui facevi battuto, dicevi cose del tipo «Ah sì, come in quella pubblicità!» e lui ti guardava basito senza avere idea di cosa tu stessi dicendo, poiché si trattava di un qualcosa che solo chi ha vissuto in Italia può capire. Yes! Questo è un po' quello che chiamiamo il cultural context, no? Il contesto culturale in cui viviamo. E tutte cose che, non so, magari hanno a che fare con l'infanzia, non so, raccontargli, per esempio,
dello Zecchino d'Oro o di Bim Bum Bam o dei cartoni animati che guardavamo, o raccontargli che cos'è la merenda, per esempio. Il concetto di fare la merenda per uno straniero è assurdo. Non so spiegargli cos'è il Festival di Sanremo e perché tutti sono così ossessionati dal festival, il festival bar, tutte queste cose che ovviamente solo se sei nato e cresciuto in Italia puoi capire. Sì, sono delle difficoltà, nel senso che ovviamente quando parliamo è come se non parlassimo la stessa lingua. L'importante è saper spiegare e condividere questi ricordi con lui, anche se in realtà solo un altro italiano potrebbe capire, e va bene così. Chi cucina a casa? Allora, la risposta più naturale sarebbe Marco, perché Marco è italiano, ma in realtà no, non cucino tanto io, è lui che prepara tanti manicaretti e si occupa anche di fare il bucato. È molto bravo, è un ottimo casalingo. Per quanto invece riguarda cosa mangiamo, Asia mi chiede se mangiamo cose italiane o cose inglesi come il bollito. Non so cosa sia il bollito inglese in realtà, però no, non mangiamo cose inglesi. Mangiamo cose molto internazionali in realtà, quindi tante cose italiane, devo dire la verità, ma anche tante cose asiatiche, tante cose indiane, thai. Mentre io sto registrando questo video, Alan è in cucina e sta preparando una parmigiana di melanzane, quindi bravo Alan. Come sempre, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale. Vi mando un forte abbraccio, ancora tante tante grazie, e ci vediamo al prossimo video di Marco in a Box. Ciao!